preso in pieno, 77 di punteggio. E preso ancora, Strenus, il colpo singolo, una specie di AVP del West. Mancato, perfetto. Ciao a tutti ragazzi, perdonatemi ma sono ancora su Fistful of Frags, gioco assolutamente bellissimo, mi sta prendendo tantissimo, mi diverto la faccia. Ragazzi, Team Play Mode è una nuova modalità. Come si gioca al Team Play Mode? Ce lo spiega sempre il gioco con le ultime patch introdotte. Ragazzi, la cosa che dobbiamo fare è una specie di tira alla fune. I due team dovranno spingere da una parte e dall'altra. Sto sempre diventando più Chinatown, scusate. Dalla parte e dall'altra. Comunque ragazzi, da una parte e dall'altra, e dovranno far saltare per aria la base avversaria. Altre cose, ci sono delle zone di influenza, dove più state all'interno delle zone, più verrà conquistata, oppure le dovete difendere. Non state capendo un cazzo di quello che vi dico, comunque leggete in inglese e traducete. E raga, l'ultima cosa è che riceverete dei punteggi in base alla vittoria oppure alle performance individuali dei giocatori. Ragazzi, partiamo come Desperados oggi. Benissimo, times left 0. Desperados wins, dobbiamo aspettare un attimo solo, perfetto. Non ditemi che è finita la partita come sempre, perché qui spacco tutto. Vedete che questo qui era più o meno il barilotto da spingere. Vediamo un po', ragazzi. Esatto, chiaramente è finita la partita. Raga, taglierò il video adesso e partiamo subito dopo. Taglio. Molto bene ragazzi, negli ultimi 6 secondi di warm up, di riscaldamento, vi spiego che questa è una modalità molto simile a CSGO. Dobbiamo comprare delle armi ogni round, quindi ragazzi partiremo con 26 dollari, compreremo in questo caso la nostra affidabilissima Colt Navy. E, la Colt Navy ragazzi è assolutamente rifatta, dai raga, ma perché devono patchare sempre i giochi quando ci gioco io? LOL! Chiaramente ragazzi siamo prontissimi per affrontare gli avversari, e qui vince chi conquista in questo caso. O ammazziamo tutti gli avversari. Mamma mia. Ragazzi, credo che abbiano rifatto anche i controlli. Sto sparando molto meglio. Comunque, ragazzi, volevo dire che qui vince chi difende, scusate, la base centrale dai vigilantes. Questo, diciamo, è la nostra roccaforte. Eccolo, 20 di danno, dove credi di andare? 39 di danno. E adesso muori, perfetto. Hanno vinto, vediamo un po', i vigilantes, perché chiaramente o ci uccidono tutti, ragazzi, o noi dobbiamo difendere questo gabbiotto centrale. Abbiamo B per acquistare, ragazzi, degli oggetti. Abbiamo chiaramente più soldi adesso, come i round eco di CSGO. Vediamo subito di prenderci una... Vediamo un po', ragazzi. Devo muovermi anche, perché sennò qua finisce il round, logicamente. Prendo una Schofield più boots. Chiaramente non avevo i soldi, credo, però... infatti, mi sono rimasti 5 dollari, ho speso quasi tutto. Benissimo, credo di aver comprato solamente i boots. Cerchiamo di prenderli alla larga, ragazzi. Un pochino più defilati. Questi usano tutti l'arco. Non credere di fregarmi, ragazzo, fuck! Ma ha preso il suo amico dietro con l'arco. Molto potente l'arco, ragazzi, sempre. E vi consiglio di usarlo se siete bravi, perché farete molti, molti, molti punti. Questi vigilanti sono molto forti, ragazzi. Stanno vincendo 20 ad 8. Però va bene. Ok, cerchiamo di difendere questo gabbiotto nel migliore dei modi, ragazzi. Stanno assolutamente asfaltando. Proviamo a prendere l'arco anche noi, che nel precedente gameplay avevo fatto dei buoni score. Ragazzi, grafica già rifatta. Ma dai, cioè, è incredibile. Avete notato già la differenza dell'arco nel precedente gameplay di questo? Vedete che il gioco viene patchato anche a livello grafico, assolutamente pro. Molto molto bene. Cerchiamo ragazzi di andare sul tetto come cecchini di Baltimora. Vediamo un po' se becchiamo qualcuno, qualche furbetto che passa di qui. Qualche furbo, eccolo là. Mancato. Preso. Mancato. No, ragazzi, è già finita. Ci hanno assolutamente preso il gabbiotto mentre io ero sotto. LOL. Sopra, scusate. Chiaramente sto giocando a sterco. Però cercheremo di divertirci appunto assieme. Allora, arco ancora, ragazzi, assolutamente. Potete prendere anche più armi. In questo caso io sono mezzo povero, quindi mi conviene non esagerare. Comunque hanno rifatto, ragazzi, nelle ultime patch, quindi le skin grafiche delle armi. Cerchiamo di difendere il nostro gabbiotto dall'interno questa volta. Ok, con l'arco. Strenus archibugiere. Archibugiere di Baltimora. Attenzione, difendiamo la nostra zona. Dovete ragazzi stare all'interno di questo gabbiotto di influenza per difenderla. E loro dovranno ucciderci tutti se vorranno vincere. Fuck, fuck, fuck. No, fuck, l'ho mancato. No, l'ho mancato, cazzo. Si è infilata la freccia proprio lì, nel muro. No, cacchio, peccato. L'arco non è esattamente l'arma per me, per quanto io sia uno Strenus Robin Hood. Stiamo perdendo di brutto, ragazzi. Non voglio switchare team perché sarebbe da squallido approfittatore. Ma dobbiamo cercare di fare meglio, raga. Larry. Punto tutto su Larry. Fucile Harry. Rifatto anche questo di skin, ragazzi. Con la pacca d'oro. Con la pacca d'oro, molto molto bene. Cerchiamo di...
far capire che noi siamo qua i pro. 19. Preso. Preso. 39. 41. Uno lo credo di averlo ammazzato. No, assolutamente. Andiamo di ricaricare la nostra arma, ragazzi. Attenzione. Ci stanno prendendo all'interno come prima il gabbiotto. Dobbiamo difenderlo. Dobbiamo difenderlo assolutamente, ragazzi. Attenzione. Forse questa volta riusciamo a vincere. Prendo un fucile a pompa. Ok, uno strenus col fucile a pompa è assolutamente proibitivo. Vaffano, lo difenderemo. Ok, c'è uno fuori, ragazzi, attenzione. Allora, prendiamo Larry. Prendiamo Larry a lunga distanza. Mancato. Mancato. Preso, preso perfettamente. Preso. Non l'ho fatto secco, ho preso il suo cappello. E lo ammazza! Abbiamo vinto, ragazzi, Desperados win. Un round, finalmente abbiamo fatto capire che possiamo farcela. At drop, ho anche colpito, ragazzi, il cappello. Bene, 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 un cecchino di Baltimora. Mi è piaciuto questo round, mi è piaciuto, abbiamo fatto capire che non siamo proprio degli scagareggi. Schofield più boots, e prendiamo... Ah no, ho già speso tutti i soldi. Benissimo, revolver in mano per uno strenus qualunque e anche un bellissimo nuovo set e paio di stivali. Ragazzi, siamo i Desperados, dobbiamo difendere questa zona e non falliremo. Fuck. Vediamo un po'. Sbuca, sbuca che ti faccio la foto. Vieni qua. Cerco di ricaricare, ragazzi, di andare sull'altra sporgenza. Ok, ci sono, perfetto, non mi hanno colpito. Cercheremo di difendere la zona anche da due punti diversi. Tanto, ragazzi, vedete il timer. 30 secondi abbiamo vinto noi. Basta che non ce la prendano o ci ammazzino tutti. Noobs dicono. Sono i nostri che lo dicono, anzi no, i loro. Perfetto. Mi raccomando, ragazzi, tenete sempre premuto il tasto destro per fare la scorribanda del West. L'attacco veloce. Mi butto di sotto gli ultimi secondi. Sì, così! No, fuck! L'avevo fatto headshot. Headshot della Madonna. Ragazzi, hanno rifatto tutto il sistema anche di notorietà punti. Cioè, adesso è proprio calibrato e lo stanno calibrando giorno per giorno. Questa è la mia armata di gente, assolutamente. Ragazzi, un multiplayer gratis per chi non lo sapesse ancora. E possiamo assolutamente assaltare la nostra zona. Prendo la Smith Carabine, anche se so che me ne pentirò. Ragazzi, nuova skin anche per la Smith. Ma perché devo fare le skin di tutto? Fuck that. Cioè, io piango così, cazzo. Vai così, Strenus. Madonna, ok, abbiamo sia un arco preso da un cadavere, sia una Smith Carabine. C'è già uno stronzetto che gira qua, attenzione, ragazzi. Preso in pieno, 77 di punteggio. E preso ancora, Strenus. Il colpo singolo, una specie di AVP del West. Mancato, perfetto. Mi stavo esaltando troppo. Ma cerchiamo, ragazzi, di difendere la zona. Non dobbiamo farla conquistare dagli avversari. Io copro le spalle ai miei amici qua. Molto bene. Un cecchino di Baltimora, sempre comunque. Head shooter, attenzione, attenzione, c'è un tipo qui. Attenzione, ricarichiamo. Mancato. Preso in pieno, benissimo. Preso ancora. E poi Smith Carabine. Smith Carabine, ricarichiamo, ragazzi, attenzione. No, fuck! Peccato, peccato. Ma shottato col fucile a canne mozze. Stavamo difendendo davvero molto bene. Ragazzi, sono secondo, 70 punti per lo Strenus. Spero che il video vi stia piacendo. Continuiamo a guerreggiare. Sicuramente perderemo se continuiamo così. Ma almeno ci siamo divertiti. Prossima arma, ragazzi, so che molti di voi mi stanno suggerendo, Strenus, dov'è la Colt Peacemaker? Peacemaker, ragazzi, tra poco la prenderemo, pronti ed esaltati più che mai, per non scagareggiare. Preso già una volta. Preso una volta, 82 di danno. Credo di averlo quasi fatto secco. Perfetto, l'hanno fatto secco altri col mio assist. Strenus scagareggio pro. Attenzione, ragazzi, però, perché mi sa che stanno entrando di prepotenza. Sì, dobbiamo scendere. Dobbiamo scendere assolutamente, attenzione. Attenzione. Ah, fuck, ho sbagliato proprio a mirare. Prossima arma, ragazzi, Colt Peacemaker. Spero che i nostri amici vincano e difendano la baracca. Mamma mia, questo è aggressivissimo con due armi. Chiaramente, ragazzi, potete comprare anche due armi. Cioè, possiamo farlo. Non so perché non lo sto facendo, perché costano molto. Beh, in realtà possiamo fare anche $20, $20, che semmai li spartiamo. Però la prossima è la Peacemaker. Voglio la Peacemaker, spero di avere abbastanza dollari. 6 secondi, abbiamo vinto noi, ragazzi, attenzione. Come on, abbiamo vinto. No, hanno vinto i Vigilantes. Hanno conquistato i Vigilantes, mannaggia. Peccato, peccato, peccato. Allora, tranquilli però, adesso scendiamo in campo con la Peacemaker. $55, raga, l'ha rifatta anche questa. Cioè, basta, onore e gloria agli sviluppatori gratuiti di questo game. Assolutamente i complimenti dello Strenus di Baltimora, che non valgono un cazzo, però. Comunque, ragazzi, sono contentissimo. 65 te l'ho già tolto, amico. Che cazzo credevi di fare? Ecco, ecco cosa devi fare. Morire, quello devi fare. Ah, fuck! No, 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 no! Cazzo, poca vita, poca vita. Ok, molto bene, molto... Attenzione.
Ok, altra kill per Strenus con la Peacemaker, non sbaglia un colpo. Benissimo, ragazzi, attenzione, attenzione, 44 di vita per Strenus. Non siamo messi benissimo. Molto, molto attenti. Molto attenti. 46 anche al furbetto che cerca di inchiapparci. Dobbiamo difendere. Ah, fuck! Ha fatto il giochetto dell'allodola. Mi ha sparato in faccia con la carabina. Peccato, peccato, perché la Peacemaker faceva la differenza. Spero di vincere, ragazzi. Guarda come siamo messi. Siamo messi abbastanza bene. No, mi sa che la conquistano. La conquistano, credo proprio di sì. No, abbiamo vinto. Siamo riusciti noi, ragazzi, a difendere. 40-76. Non è tutto perduto, raga. Non è tutto perduto. Vediamo un po' come siamo messi anche a tempistica. Abbiamo altri 5 minuti da passare assieme, ragazzi. Spero che appunto il video vi stia esaltando come mi sta esaltando a me. Mi sta esaltando a me, abbastanza ripetizione, ma voi mi perdonerete, spero. Ah, raga, allora, abbiamo una Mary's Leg, cioè la gamba di Mary, che sarebbe questa specie di fucile a pompa, aggressivissimo. Allora, vediamo subito, dobbiamo occuparci, ragazzi, noi della retroguardia. Attenzione, sta facendo il giro, esattamente l'hanno già fatto, probabilmente. Vediamo un po', prendiamo l'arco. Fuck, 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 errore grossolano per Strenus. Una volta l'ho colpito, ragazzi, 67 di danno. Spero che i miei amici facciano la differenza qua. 6-7 di danno è molto. Solo che ho fatto un po' lo stupido per andare a raccogliere quell'idiota di un piccolo arco. Mi sono esposto troppo e sono andato incontro a una morte sicura. Speriamo che i nostri 7... No, che i nostri Desperados ne rimane uno contro due. Vediamo un po' che cosa può fare. Nel buio, si nasconde nel buio e purtroppo abbiamo perso. È stato assolutamente asfaltato dal nostro nemico qui, che si chiama G-Mythic, credo, no? In realtà quello è più Notorious. Abbiamo 51 dollari. Ragazzi, che ne dite di due armi? Di far vedere un pochino che con due... Cazzo, due Peacemaker non ci stanno, però. Facciamo una Peacemaker, ok? E poi anche, vediamo un po' cosa possiamo comprarci. Una Derringer. Per me può andare. Una Derringer e una Peacemaker. Con questa, ragazzi, è un outfit assolutamente prepotente. Ve lo dico subito, non andate mai in giro con una Peacemaker e una Derringer per strada. Se no verrete fermati non tanto perché avete due armi non legalmente registrate, ma per il fatto che siete assolutamente aggressivi. Uno Strenus shottatore di Baltimora. Si guarda intorno, sente profumo di alcol. The fuck? No, no, no! No, no, no. Allora, raga, dato che dobbiamo aspettarli, cioè camperiamo, cioè... Non vedo perché esagerare col Tourmion. Questo round lo devo vincere per ripagarmi due pistole, però le vorrei anche usare. Per me fanno l'assalto adesso, mancano 15 secondi, attenzione. Attenzione, ragazzi, attenzione. Non facciamo la porcata adesso, eh. Ok, pochi secondi, possiamo uscire, tanto non ce la dovrebbero fare. Cerchiamo di accoppare nel più possibile. Salve, 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 Strenus qui. Ok, ragazzi, purtroppo abbiamo fatto un outfit molto potente, ma non siamo riusciti a vincere. 54-86. Ragazzi, partita sul filo del rasoio, attenzione. Dobbiamo vincerla questa, dobbiamo vincere assolutamente. Allora, Colt Navy, ho 58 dollari. Cacchio, mi sa che ci scappa solamente una Peacemaker, 55 dollari. Ok, ragazzi, purtroppo prima abbiamo perso un po' di soldi, perché non sono riuscito a uccidere nessuno, ma almeno abbiamo portato vittoria alla nostra squadra. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Ah, ecco, ragazzi. Sì, dobbiamo stare nell'area di influenza. Perfetto. No, perché stavo cercando di capire come funziona esattamente il meccanismo di conquista. Ok. Attenzione dietro, ragazzi, che c'è sempre qualcuno che fa il furbo. Stiamo nell'oscurità come il nostro amico. Un po' di camping, anche se so che volete... Ok, questo qui è morto. No, fuck! Chi è che mi ha ammazzato? Shottata in testa, colpo secco. Purtroppo, ragazzi, sto andando male, però... Stiamo cercando di... sono tre, ragazzi, tre, perfetto. Ah, ok, ho capito, ragazzi, scusate, ma non avevo ancora capito come funzionava il meccanismo di conquista. Praticamente ci deve essere un numero maggiore di conquistatori o di difensori all'interno del raggio. Quindi abbiamo 8 conquistatori contro 4 e chiaramente vincono i vigilantes, ecco, infatti. Benissimo, abbiamo 1 minuto e 57, non riusciremo più a vincere, probabilmente. Dobbiamo fare il tutto per tutto adesso. Cosa volete, ragazzi? Ditemelo. La Colt Peacemaker e ci buttiamo in avanti? O una Smith Carabine? Proviamo Smith Carabine, ragazzi, lo so che la Colt Peacemaker aveva raccolto più favori e sondaggio assolutamente maggiorato, ma questa volta devo cercare di cecchinare, far più danno nelle retrovie. Mi sono già preso una botta che mi ha quasi ammazzato. Vaffano, stronzetto. Ah, qui. Ah, questo qui, ragazzi, cerca di fare il furbo, cerca il contatto ravvicinato. Preso in faccia, benissimo. Ha 77 di vita. Scusa, 33, uno è andato, benissimo. Ok, uno l'ho fatto, ragazzi. Attenzione. C'è uno col fucile a pompa che cerca di fare il gradasso.
quando non lo sa usare. Allora, stiamo difendendo bene perché ci sono 4 dei nostri lì a difendere. Preso 72 di vita, ok. Attenzione ragazzi, la scelta è stata tragica. Forse uno Strenus di Baltimora ha fatto la scelta giusta. O forse no. Prendiamo la sua pistola, è mezza scarica, è una Colt Peacemaker, quella che volete voi. Ragazzi, uno Strenus si approccia. Fuck, sono tutti qui! No, 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 no! Desperados hanno vinto, 65, benissimo, non sono riuscito anche a non morire. Bene, erano tutti annidati lì dietro. Quanti secondi abbiamo, ragazzi? 40 secondi. Questo è proprio da vincere, il Pump Shotgun. Ragazzi, abbiamo lo shotgun finale, possiamo farcela. E gli ultimi 30 secondi, questo è l'ultimo round e possiamo forse pareggiare. Vediamo un po', ragazzi, spero che il video vi stia piacendo. Noi stiamo procedendo con il fare aggressivissimo. Pump Shotgun, ragazzi, è aggressive, eh? Attenzione. Chi è che mi ha colpito? No, no, non facciamoli stupidi adesso. Non facciamoli stupidi. Ok, uno è andato, uno è andato. Un altro è andato. No! Ragazzi, ne avevo fatti secchi due! Una specie di Rambo incazzato, vediamo un po'. Due ne ho fatti secchi, molto bene. 106 di notorietà, sono un secondo. Vediamo un po', 0 secondi alla fine del round. Chi vincerà questo decreterà il vincitore finale. Abbiamo per ora 3 difensori, che siamo noi ragazzi, e 3 attaccanti. Per ora sono gli attaccanti a passare in vantaggio e hanno vinto. Peccato ragazzi, hanno vinto gli avversari, ma è stata davvero una partita divertente su un gioco assolutamente da provare. Ragazzi, scusate se la serie non vi piace, scrivetelo sotto. Se vi piace, spolliciate positivo. Lasciate un commento, condividete, fate sempre quello che vi pare. La pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati con lo Strenus Scagareggio di Baltimora. Ragazzi, spero di non avervi fatto sanguinare le orecchie. E noi ci ribecchiamo prestissimo con nuovi gameplay, nuove serie e nuovi titoli. E anche quelli che vi piacciono sempre di più. Ragazzi, alla prossima, ciao a tutti. Ciao, in questa facciata puoi trovare gli ultimi 2 video che ho fatto e basterà cliccare su di essi per raggiungerli. Se il video che hai appena visto ti è piaciuto, lascia un mi piace, lascia un commento e se hai voglia iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato. Alla prossima!